Prima o poi capirò questa stanza che cos'è. Prima o poi. Ah! 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 Ah!
Ma porca, ma scusami adesso? No, un ospedale. Questi sono i traumi di Silent Hill 1, altro che Silent Hill 3. Ma che bei piedini. Ok, e da epilessia tutto questo. Ok, devo recuperare i piedini, mi dicono. Ok, mi mancano i piedini per poter... Oddio santo. Ecco. Mi dicono che le infermiere di Silent Hill abitano questo piano. Quindi dobbiamo fare piano, molto piano, perché sono già qui. Ah, un omino col sacchettino. Ah, qua non posso scendere, ok. Qua non posso fare niente della mia vita. Piano, piano, senza svegliare. Porca zoccola, ma si è preso un infarto. Ancora più dietro? No, ancora più dietro no. Cosa hai trovato? Un asse di legno. Ah, l'asse di legno! Vediamo cos'altro c'è di qua. Un altro giochino? No, non mi va di giocare, amico. Proprio per niente mi va di giocare. Soprattutto dopo l'ultimo giochino che abbiamo fatto assieme, amico. Vabbè, 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 vabbè. No, 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 no. Merda, merda, merda. Ok. Metti quest'asse, per favore. Ah, guarda un po'. C'è roba. Ok. Una bussola. Qua c'è un... Ah, c'è un buco. Sta cosa che le stanze si illuminano solo quando arrivo io non va bene. Cazzo, quanto cazzo è lungo questo livello? Bussola? No. Ah, il magnete mi serve per quell'altro cosa, mi sa. Qua c'è roba da fare. Porca zoccola. Gambine? Merda! Oh, a telecinesi, e che... Dove sono? Ah, sono qui. Ho preso la chiave? No. Sarebbe stato troppo bello. No, ma porca. E fu così. Questo è il rumore di una spina dorsale che ci abbandona comunque. Quindi devo stare ferma quando inizio a fare così. Ah, è lui che fa vibrare le cose quando ci percepisce. Minchia, però la caga, raga.
Va bene, abbiamo preso una chiave misteriosa, non so che cosa possa servire, forse va qua dentro. Io mi sono persa in questo livello comunque. Cioè, qua andrà qualcosa che un giorno mi potrebbe servire, ma chissà quando. Qua c'è roba, qua c'è chiaramente qualcosa. Basta fare così. Eh no, è di nuovo lei, signorina. Signorina? Signorina, lei ha una strana testa. Madò. Si gira? Si gira. Ok. Ah, ma perché la testa serve per muoversi. Ok. Gambina? Gambina bella. Ah, la chiave strana va qui. No, non dovevi toglierla. Merda, era vicinissimo. Raga, non ne ho proprio idea. Ah, forse qua dovevo modificare la chiave per farla corrispondere in un certo modo che mi servirà dopo. Insomma, una cosa complicata. Va bene. Non so a cosa sia servito tutto questo. Noi. Ah, porca. Dimmi che l'hai messa bene. Dimmi che l'abbiamo organizzata bene. Non l'abbiamo organizzata bene manco per un cazzo. A few minutes later. Cazzo è stato? Ho sentito delle vibrazioni sul soffitto. Cerchiamo di non farci inquietare. Ma la chiave è giusta? Ah, forse perché. Forse perché bastava usare gli altri tasti. Porca zucca. Mo? Chissà come ti ammazza questo qui. Io non lo voglio sapere, però. Sono sicura che un giorno lo scoprirò. Se non lo scoprirò è meglio, però. Ciao! Allora. La chiave va qua. Ha aperto un corridoio, ma io devo risolvere prima questo enigma. Vediamo. L'altro magnete. Oh. Merda. Perfetto. Perché si sono spenti gli altri? Perché la luce diventa sempre più forte? Ah, merda. Allora, un attimo. Togliti da lì. Ma porca. No, 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 no. No, 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 no. Non mi sento per niente tranquilla, chissà come mai.
Perché hai questa passione per la chiusura delle porte? Cristo santo. Oh, merda. Ok, no, no, no. Tieni aperto qua. Stiamo per crepare. Io me lo sento che stiamo per crepare. Non stiamo per crepare? Sei sicuro? Perché mi faceva chiudere la porta allora? Cristo santo, abbiamo tolto la luce a tutto l'ospedale? C'è un altro gioco che mi manca, ma non so se... No, 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 che scherziamo? No, 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 Madonna santa. No, no, che scherziamo. Ok, manca qualcosa. La bussola? La Madonna! Una bussola gigante. Ok. Ok. Quindi devo fargli fare tutto questo tragitto, io capisco. Ma la vite forse serviva a qualcosa. Aspettate. Dove cazzo eravamo? Era di qua, ok. Many minutes later. Vabbè, almeno stavo facendo la cosa giusta. Un'altra chiave. La stessa chiave. Oddio santo. Fermi, perché qua è bordello, mo. È un bordello bordellissimo. Dove l'ho messa la chiave? Un attimo, torno subito. Ma c'è bordello sto livello, raga. Siamo di nuovo qua. Mi ricordo più come devo fare la chiave. 1 hour later. Quindi vado tutto in fondo, metto la chiave. Emo. Non l'ho capito. Non ho capito. No, non serviva a niente. Non serviva a niente. Ma porca zoccola. Vaffanculo. Mo, come voleva la chiave? 1 eternity later. Va bene, facciamo questa parte. Allora. Ah, giusto.
Eh? Ah, qua, ok. Ok. Ah, qua abbiamo due possibilità, o così o colà. Boh, proviamo così. Non funzionerà mai. Perché può stare solo sopra qua. Cazzo. Ok. Ah, l'obitorio. Che bel posto. Porca zoccola, vaffanculo. Ma tanto mi aspettavo già che ci sarebbe stato qualcuno. Oh, una gamba. Giusto, noi eravamo qui per cercare le gambe. Ora, il problema è che... io qui ho trovato una gamba, ma è un vicolo cieco. Quindi devo tornare... devo tornare lì dove ho sbagliato, dove ho messo la chiave. Devo salire in qualche modo e non ho idea di come si salga. Perché ansima quando spengo la luce? Quindi... una gamba è stata messa. Secondo me mi sono fottuta mettendo la gamba qui. Lo so. Come dovrei salire qua sopra io? Credo di aver capito. Ok. Ok. Ho capito. Ho capito che quindi bisogna andare da di qua. Ok. Un attimo, eh. Che mo' bordello. Come si... devo tornare indietro. Speriamo sia l'ultima volta, dai. Flacca. Andiamo a mettere la chiavetta. Che mi apre lì? Ma io non ci posso entrare. Forse... ma porca... ma quindi lì si va da tutt'altra parte ancora. Oh. Salve. E quindi dove cazzo si va lì? Oh, scusami. Questa cosa la devo memorizzare. Quindi lui sa saltare, ma solo quando decide lui. Allora. Qui. Qui. Che infatti qui non avresti senso di fare sta cosa. Ma a quanto pare un senso c'è. Ok. Ah, collezionabile. Un'altra pagina del sogno. Io in queste pagine non le leggerò mai. Da quel che ho capito.
Dio santo. Comunque chi ha programmato questo gioco è tipo fissato con la prospettiva, cioè nel senso, guarda, guarda, bordello. Ok, possiamo andarcene. Ormai ti chiamerò Steve. Sì, ho deciso. Ti chiamerò Steve. Arrivato a questo punto del gioco, penso di avere il diritto di darti un nome, visto che tu un nome non me l'hai dato. Che cazzo è stato? Vabbè. Ciao! Ti chiamerò Steve. Steve, corri. Steve, vai. Ok. Grazie, signorine. Con questi piedini graziosi. E molto portentosi. Che riescono effettivamente a manovrare un ascensore. Ottimo! Che cazzo? L'ultimo livello, direi, senza passare da casa perché ci piace così. What the fuck? Oddio. Ok. Ah! È così, cioè. Cazzo, un attimo! Ok. Corri, corri, devi correre! Corri, 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 Steve! Steve, devi correre! Corri, 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 corri! Via! Sono crepata o sono io? Corri, corri! Sono io! Ok. Cioè, così, improvvisamente, è Final Destination, muori ovunque, che sta succedendo, Steve? No, ah, ma perché mi devo spostare? No, non riesco a capire, Steve. Ok. Quindi qui non si può andare, Steve. Mi sposto, mi sposto. A cosa serve tutto questo? Non lo so. Steve, comunque, iscriviti a, non lo so, a uno bravo, vai da uno psicologo, non lo so, ti vedo un po' in difficoltà. Oh, merda. Ok, mi sparano. Steve! Merda! Steve, ma sparano! Ci sparano, Steve! Devi correre, Steve! Oh, Cristo santo! Sì! Uia! Ma sembra improvvisamente uno dei giochi nuovi di Tomb Raider! Oh, merda! È scriptato! Forse è scriptato! Forse è scriptato! Steve, io ti vedo malissimo. Cristo santo, Steve. Ok, Steve. Dai, Steve. Ah, brava signorina, lei rimanga lì, per favore. Grazie. Ah, cazzo, Steve. Ah, siamo ritornati qui. Madonna, Final Destination comunque. E mo' come la devo risolvere quella parte? Non lo so. Ma porca. Gli ho dato una craniata. Ma di un centimetro, cazzo! Che cazzo è successo?
Un bug! No, raga, allora, un attimo, No, perché, cazzo, fare le cose... sì, no, dobbiamo... Merda. Cioè, a quanto pare, ho controllato un attimo su internet, bisogna tornare un po' di più di qualche passo indietro e poi riavanzare. Praticamente arrivi poco prima, tipo qua, poi qua, poi qua, e dovevi arrivare là. E non... Come dovevo capirlo se mi cade tutto sotto i piedi? Con una tizia che sembra abbastanza famelica che mi insegue. Ok. Merda. No, 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 no. Ok. Ah, è così che stiamo giocando? Al contrario? Merda, quanto è veloce adesso. Chi gli ha dato tutto quello speed a questo tizio? Ok. Perché si allontana sempre di più? What? Ci stanno sparando, quindi sarebbe il caso di darsi una mossa. Succedendo? Oddio. No, devi correre, corri. Eccoci. Mi sono... Ho rallentato, è stato troppo tardi. Fra poco sicuramente ci ritroveremo con le chiappe giù e dovremo ricominciare tutto il settore da capo. Che sta succedendo? Steve, andiamo verso la luce? Magari con una certa rapidità? La luce è una trappola? The light is alive? Ma che rumore è? No, scusate! Ma... Ma... Forse dovevo scappare dalla luce. Ho sentito dei rumori bruttissimi alla fine. E finisce così. Contenuti scaricabili, la torre e la cripta. Ok, ma nel senso... No, aspettate, aspettate perché io devo indagare. A few minutes later. Ok, dunque, ho interrogato l'internet per capire. Prima di tutto mi sono dimenticata di dire all'inizio che effettivamente il gioco si presenta come Lloyd. Mi ero dimenticata che Steve si chiamasse Lloyd e vabbè. Questa è colpa mia. E... Insomma, a quanto pare Lloyd è incastrato nei suoi incubi, quindi noi l'abbiamo visto mentre fa Inception, sempre più in profondità nel suo subconscio, passando da un incubo all'altro. Quindi una storia di per sé non ce l'ha, io pensavo fosse un pochino più profondo, che siccome eravamo incastrati nei suoi incubi, a un certo punto avremmo affrontato tutta una serie di traumi e poi insomma lui quindi avrebbe un po' come Alice Madness, ecco, sì, mi aspettavo fosse qualcosa molto Alice Madness ma molto diverso. Comunque a quanto pare è lui che vaga nei suoi incubi e rimane incastrato, e ogni volta che cerca di svegliarsi rimane ancora più incastrato, quindi diciamo che abbiamo visto gli incubi di una persona che a quanto pare ha il terrore delle metropolitane, delle infermiere dell'ospedale e a cui piacciono tanto tanto
i rebus e tutto ciò che trovi in un'enigmistica, perché a quanto pare gli piacciono molto i puzzle. Comunque è interessante che ci siano anche questi due contenuti. Sono sempre lui incastrato nei suoi incubi e anche questi sono, insomma, livelli in più che allora hanno messo nel gioco. Eventualmente li vedremo insieme, dai. Comunque, grazie per avermi seguito in questa, per quanto riguarda me, l'ho sentita molto breve come avventura dell'orrore videoludica. Se la serie di Dark vi è piaciuta, mettete mi piace a tutti quei video della serie che vi hanno colpito di più. E se volete vi potete iscrivere al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono. Se avete voglia di consigliare nuovi giochi da fare, metteteli sempre nei commenti oppure anche su Instagram, ma potete scrivermi anche in DM su Instagram, io sono sempre contenta di ricevere nuovi consigli, ecco, dal punto di vista dei videogiochi, dell'orrore, non dell'orrore, vanno bene uguale. Molti dei giochi che ci sono sul canale sono arrivati così, infatti. Tra cui Hello Charlotte, Memento Tales. Quindi non abbiate timore, scriveteli e quando trovo il tempo li gioco. Ci ritroviamo sul canale per nuovi video e alla prossima. Ciao!